il tutorial che ti spiega come utilizzare il consulto delle 5 carte con la cosiddetta carta testimone. Come vedi qui non ci sono tutte le 36 carte, ma solo 24 carte, perché dal mazzo io ho tolto le 12 carte, queste, che sono quelle dell'ottava centrale, che hanno esattamente la freccia con due punte, perché queste sono le 12 carte che potrai usare come carta testimone da mettere in centro al mazzo. Ovviamente la scelta può essere di due tipi: o tu scegli la carta che preferisci, oppure dopo che ti sei letto le varie personalità musicali, allora scegli quella che maggiormente ti rappresenta come personalità. Per esempio, io decido di scegliere questa carta che si chiama la ninfea. Facciamo conto che la ninfea sia la mia personalità. Dopodiché scelgo 4 carte da questo mazzo, scelgo quelle che preferisco se voglio una lettura diretta, o quelle che invece non sceglierei mai se voglio una lettura indiretta. Metterò in centro la carta testimone e poi sceglierò di mettere le altre 4 sui 4 punti cardinali. Ovviamente tutto questo ricordandoti che prima devi formulare una domanda, quindi nel momento in cui ti accingi al consulto devi formularti una domanda. Qualcuno mi ha chiesto: posso anche scriverla la domanda? Certamente la si può anche scrivere e metterla vicino in modo tale da poterla avere sempre sott'occhio. Cominciamo con il fa diesis, ma in questo caso più che ciò che ti dice la carta è importante che tu legga quello che ti dicono le altre carte, perché questa tu l'hai scelta in relazione al fatto che ti riconosci con questa personalità, quindi la si gira per ultima. Cominciamo a girare le altre carte. E che cosa vediamo? Vediamo che c'è una predominanza di carte con la freccia con la punta in alto, quindi vuol dire che la mente avrà la supremazia o spesso ha la supremazia. Quindi se tu hai chiesto alle carte un responso per te, già le carte ti ricordano che la mente spesso è colei che comanda, ma non sempre è giusto che comandi, perché in questo caso la carta del re diesis con la freccia in basso, che è stata collocata qui dove è il regno della mente, ma è una carta che parla alla pancia, significa che ancora una volta è la mente che domina. Le carte ti dicono: cerca la stabilità dell'essere integrando le peculiarità dei tuoi talenti. Quindi, pur modificando le posizioni e i punti di vista, mantieni salda l'aderenza con te stesso. In sintesi, cosa significa? Devi integrare i tuoi talenti, però devi trovare una stabilità interna che ti permetta di poter agire al meglio, anche modificando i tuoi punti di vista e le tue azioni, senza tradire te stesso. La carta del re diesis ti dice: contrasta l'indecisione operativa con un'azione mirata che produca una svolta. Probabilmente, essendo queste delle carte in cui la mente ha la prevalenza, spesso ti lasci coinvolgere dalla
guida della mente che però continua a roteare come se fossi in una gabbietta del criceto, e questo non ti permette di diventare operativo. Infatti, la carta che è collocata in basso ti dice: mantieni ben saldo il contatto con te stesso, allontanando ogni fonte di disturbo. Ovvero, se c'è qualcosa che ti disturba dall'esterno, tu allontanalo. Tieni ben saldo il contatto con la tua parte profonda e soprattutto dedicati allo sviluppo dello spirito in modo tale che tu possa offrire all'umanità i tuoi benefici. E infine, per il futuro, la carta ti dice: assicurati che corpo, mente e spirito siano sempre connessi con l'universo e cerca di instaurare relazioni affettive con persone indipendenti, dedicandoti con slancio per mantenere questo rapporto. Come vedete, in buona sostanza, potrei concludere questo consulto dicendo alla persona: ricordati che se il turbinio della mente si acquieta, potrai ascoltare ciò che ti dice il cuore. Il cuore ti darà dei suggerimenti in modo tale che tu possa stare a contatto con te stesso senza lasciarti influenzare da quello che è all'esterno di te, e soprattutto, se è il cuore che ti guida, anche le tue azioni saranno mirate.